Ministro, in Veneto l'11% della popolazione è costituita da immigrati stranieri, in grandissima parte extracomunitari. E credo di poter dire che la mia regione rappresenti un esempio virtuoso per l'intero paese di integrazione armoniosa di questi immigrati, perché è basata sulla prospettiva che abbiamo saputo offrire loro grazie al lavoro, a loro e alle loro famiglie. Poiché non vogliamo che questo modello sia definitivamente compromesso da politiche che riteniamo assolutamente sbagliate da parte del Governo, chiediamo a lei, Ministro, fino a quando ritenga opportuno agire in questo modo e prendere decisioni unilaterali che semplicemente scaricano sulle spalle delle regioni, delle province e dei comuni il problema su basi banalmente aritmetiche, senza prevedere i necessari e adeguati presidi di polizia, le risorse e le strutture necessarie per l'accoglienza. Grazie. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie. Il nostro Paese ha pagato per intero il conto, prima dell'azione della comunità internazionale con la propria presenza in Libia alcuni anni fa e oggi della inerzia della comunità internazionale. Quello che si verifica dall'altra parte del Mediterraneo è sempre causa di questioni che hanno un effetto in Italia. Quando il mio predecessore, collega Roberto Maroni, assunse l'incarico di ministro dell'Interno, i migranti in Italia erano poco più di 20.000. Quando lasciò l'incarico furono più di 60.000. Quindi si triplicarono durante il periodo di reggenza Maroni. Io ho l'onestà di dire che derivava tutto questo dalla vicenda della Tunisia. La stessa cosa si sta verificando esattamente in questo momento per quello che succede dall'altra parte del Mediterraneo. Il nostro governo non ha lavorato in modo unilaterale, tant'è che il 10 luglio del 2014, durante una seduta della conferenza unificata con la piena partecipazione decisionale degli altri livelli di governo, si è decisa una ripartizione equa tra tutte le regioni italiane. Oggi nel nostro sistema di accoglienza, nel CARA, nelle strutture temporanee, nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, stanno alla data del 20 di aprile 70.507 persone. È bene che gli italiani sappiano come sono distribuite. Il 21% in Sicilia, 12% nel Lazio, 8% in Puglia, 9% in Lombardia, 7% in Campania, 6% in Calabria, 6% in Emilia, 6% in Piemonte, 4% in Toscana, 4% in Veneto, 3% nelle Marche, 2% in Friuli Venezia Giulia, 2% in Sardegna, 2% in Liguria, 2% in Molise, 2% in Umbria, 1% in Abruzzo, 1% in Basilicata, 1% in Trentino Alto Adige, 0% in Val d'Aosta, 0, ovviamente perché qualcuno c'è. Ho qui il grafico che descrive la distribuzione che allego agli atti di questo ramo del Parlamento, per cui non vi è stato nessun approccio unilaterale, ciascuna regione ha codeciso di partecipare a questo sforzo grande di accoglienza, i risultati sono quelli che vi ho appena descritto. Grazie Ministro, come sa non si possono allegare agli atti del question time, ma questo materiale resterà a disposizione dei parlamentari che vorranno consultarlo. Ha facoltà di replicare il deputato Busin, prego. Ministro, la risposta gliel'ha data gli amministratori veneti, dei comuni veneti, che hanno rifiutato un invito rivolto loro il 20 aprile scorso dal prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, il quale appunto li invitava a un tavolo regionale di coordinamento per proporre loro, ribadisco, unilateralmente, l'accoglimento di nuovi 700 immigrati sul territorio veneto. Hanno protestato non solo i sindaci della Lega o quelli che vengono definiti beceramente razzisti, ma anche sindaci del PD, sindaci esponenti del suo stesso partito, perché hanno manifestato la loro incapacità di poter accogliere nuovi immigrati.
Questo sistema non funziona, non ha niente di razionale. Se fosse razionale potrebbe essere spiegato e argomentato e anche compreso, credo, dagli amministratori locali veneti. Questo non è, perché evidentemente quando si dice che non c'è più capacità di accoglienza significa che non c'è più capacità di accoglienza, se non mettendo a rischio non solo quel modello che ho descritto prima di accoglienza e di integrazione degli extracomunitari, ma addirittura la convivenza civile delle comunità venete nel loro intero. Esprimiamo quindi non solo il nostro totale dissenso, ma anche la nostra grave preoccupazione per il governo che non decide di cambiare radicalmente direzione come sarebbe invece auspicabile, e temiamo che questa politica possa avere dei risvolti gravi sulla sicurezza, sulla tenuta sociale, perché ricordiamoci che al di là della vulgata secondo cui questi sono dei poveri clandestini, dei poveri profughi, noi diciamo che in origine intanto sono tutti, prima di essere identificati, dei clandestini. All'interno ci sono dei profughi, delle povere persone, ma ci sono anche dei brutali assassini, come abbiamo avuto prova nella settimana scorsa, dove 12 cristiani sono stati brutalmente ammazzati, buttati a mare solo per il loro credo religioso e nel momento della loro massima vulnerabilità. Grazie.